Salve a tutti e bentornati ad Odin Sphere. Allora, dove siamo arrivati? Ah, l'epilogo. Giusto, erano successe cose brutte l'ultima volta. Vediamo un attimo. Arekara Oswaldo sama wa shokuji mo torazu uchi shizunde oide deshita. 姫様が魔法からお目覚めになってあんなに幸せなご様子でしたのに死神に連れ去られるなんてブロム様で怪我をされてどうしていいか分かりません。Vediamo che cosa vende. 心配です。 Semi di ruta? Un ingrediente per cucinare? Cintura sprint più 2. Mi sa che ce l'abbiamo la cintura sprint più 2. Io prenderei uno yogurt, giusto per utilizzarlo poi qui in città. Ah, già, abbiamo anche il frutto miracoloso. Queste le abbiamo equipaggiate. Ok, andiamocene in città. Questo dice sempre le stesse cose. Ah, lo vendeva anche lui. Ah, vende direttamente la Oh cavolo. Wow. Wow. Se costa. Vediamo che cosa ci riusciamo a mangiare oggi. Irasshaimase. C'è qualcosa di nuovo? Ah, 30.000 punti esperienza. Non li ho. Posso mangiare un'insalata di gamberi? Oh oh. E l'agnello alla tartara. Andiamo un po'. Ok. Siamo di 43° livello. Non male. Però non... mi sa che non lo calcola lo yogurt. Ok, dai. Aspetta, ti vendo le ossa. Dove sono? Ho altro da venderti? No. Ok, perfetto. Via. Vediamo un po' qual è il livello dell'epilogo. Endelfia, l'oltretomba, 39 circa. Non sembra un bel posto, sapete? Shinigami ga yuku saki wa Shinokuni.
生きていてはいけない場所助けに行くなんて無理ですいいえ私の知る人に一人だけそれが可能な方がいますそれはマオ王大è l'unico che ci è andato scusi atsuretana matte otta so Gwendolyn omae no hanashi o tsutae kiita yari hitotsu de tanshin tekijin ni norikomi ano kozakashii komusume kara yubiwa o torimodoshita to Goldoron o ayatsuru chikara ga kochira ni aru nara yatsura no omou you ni wa ikumai omae hodo subarashii musume wa oranu sono yubiwa no gotoku kachi ga aru さあ、勝利の宝を王に与えておくれ。これは私の大切な人との絆。手放すことはできません。こうしてやってまいりましたのは、死の国へ至る道を教えていただくためです。何をたわけたことを申しておる。素直に指輪を出すのだ。冥界とを行き来し、魔石を集めるお父様なら知っておられるはず。願いを聞いてはいただけませんか、お父様。追放された娘が一国の王である父と取引しようというのか。よかろう。指輪と引き換えになら冥界の入り口まで案内してやろう。お父様。さあ、指輪を渡すのだ。いいえ、それは私が死の国より戻ってきたなら。うん。Non è un gran padre。Ok, sono un po' di non morti. Per adesso niente di che. Scintillio. Dissipa le tenebre e rivela i fantasmi. Ah. È un po' preoccupante questa cosa. No. Ah, ah, ah. Ok. Il fatto di dover dissipare le tenebre e rivelare i fantasmi. Oh, cavolo. Non sono molto forti questi non morti. Anzi, li trovo abbastanza deboli, stranamente. Due ceste, una pergamena e c'è anche un teletrasporto. Ah, ok. Oh, cavolo. Dannati. Pesce esperto. Sai che c'è? Sono veramente fastidiosi.
Ok. Torta di cormela. Oh, questa ci mancava. Ops. Queste ossa ce le portiamo dietro, così le vendiamo. Ti ho visto. Un altro scintillio. Potrebbero esserci utili tutte queste magie di scintillio. Allora, andiamo a cercare la chiave. Ah! Hai capito i cristalli? C'è niente qua, nulla di nulla. Vediamo che cos'è questo amuleto. Apparentemente... Oh, che cos'era? No, ho sbagliato. Siamo quasi passati di livello. Manchi solo te, lo sa. Eh già. Pendente solare? Vediamo un po' che cos'è questo pendente solare. Intanto facciamoci un giro. Ok. No. Ne abbiamo già 92, di fosoni. Incrementa punti vita massimo di 20. Questa ci piace molto. Allora, andiamo nella zona... del riposo prima. Ok. Oh. Vieni qua, carotello. Ma... Carino questo mercante. Certo. Allora, ci prendiamo la mappa, la ricetta. E basta. Ah, gli possiamo vendere le ossa. Giusto. Vendiamogli le ossa. Ne abbiamo un bel po'. Ok. Solo 8 monete però. Male non è. Che possiamo lasciare qua dentro? Vediamo di far crescere questa ruta. Quanti ne genera questo 23? Ne servono 40 per la ruta, vero? Sì.
Ok. Eccoci. Un sacco, ho due ricette da darti. Caro Mori. Allora. Beh. Che ci manca? Ah, il gambero. Aspetta. Vado a prendere un gambero. Lo hai, vero? Ah ah. Cavolo, ben 145 monete. Speriamo ne valga la pena. Ah, eccolo qua. Vediamo un po' com'è. Ah, un bel aspetto. E ci mangiamo un tamango. No, che ce lo facciamo fare il tamango glassato? Vabbè, dai, ci stiamo. Andiamoci un tamango glassato. Anche se l'esperienza che dà è veramente ridicola. Qui ci servono solo delle uova. Sì, posiamo un po' di oggetti, tipo il cacao, l'uva. Meschiamo un paio di pozioni, se possiamo. Ah già, devo anche posare l'anello piglia tutto, tipo l'asso, insomma. Ah, purtroppo non ho niente da posare. Cioè, purtroppo. Conviene fare il giro, andiamo a destra e poi risaliamo su. Là sotto c'è una chiave. Forse conviene fare il giro da sinistra. Ah, lo sapevo. Era tanto che non lo facevo. Da sinistra più che da destra. Allora, intanto salviamo. Ok. E siamo pronti. Dammi. Un bel po' di monete si trovano in questo livello. Oh, è una sfida questa. Oh. Non riesco a capire. Ok. Che altro abbiamo? Dove è finito?
Beh, non ce la stiamo cavando male. Credo. Ah. No. Dove sei? No, dannazione. Dai, 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 dai. Ci è andato. Beh, secondo me un S ce lo siamo meritati. La chiave del sole. Pensavo fosse un oggetto, invece è una chiave. Pensavo fosse tipo un altro talismano. O lo stesso. Però effettivamente due nello stesso livello. Un po' strano. Andiamo a vedere che cosa c'è in quella cassa. Sono contento che quello scontro sia andato bene. Dove? Oh! Dannato zenzerello. Vieni qua, crudel bulbo. Ci serve per fare le pozioni di tossina, che mi piacciono molto. Le trovo molto utili. Tutte le pozioni alla fine sono molto molto utili. Scontro? No. Quanti ne abbiamo? 148. Mi chiedo se ci sia un potere nascosto qua da qualche parte. Dove? Oh. Stanno iniziando a diventare un po' fastidiosi questi non morti, eh. Libera il potere dell'inarrestabile lancia divina e infligge danni pesanti a tutti i nemici? Oh! Ah, a un solo livello! Interessante! Ricompensa completamento area. Ok, quindi ci manca solo rompighiaccio da trovare.
Mettiamocela questa. Ne abbiamo uno. Ok. Sarà questa. No! Perché l'ho fatto? Certo ci costa praticamente tutti i punti tentare di farlo, che ne abbiamo 60 massimi. Quella costa 50. Sicuramente sarà un'abilità completamente esagerata. Oh. Vediamo. Molto bella la musica di questo livello. Strano, non è uscito nessun non morto. No, qua non c'è niente. Molto probabilmente serve per aprire là sotto. Andiamo a vedere. Dove sei? Eccolo qua. Allora, fatemi salvare. Ok, ci siamo. Qua. Sembra di sì. Wow. Che carino come si apre questa porta. Ha. È molto preoccupante questa situazione. Sono un bel po' di ossa sul terreno. Chissà se c'è un passaggio segreto da qualche parte. Non sembra. Oh cavolo. Quello è riuscito a colpirci alle spalle. Cavolo se son veloci. Ma per fortuna ci ha dato l'S comunque. Jolly? Ah, ma dimmi te, servono le ossa. Ma dannazione. E io che l'ho sempre vendute. Vabbè. Volendo ci possiamo rifare il livello. Lo sapevo, guarda. Possiamo provare a farlo. Dove possiamo andare? Allora, qua sotto c'è la chiave. Direi di andare a prendere la chiave. Là sopra c'è il boss. Strada unica. Che cos'è? Ok. Tossina? No! Dove è andato? Cavolo.
inutile che ti difendi. Dove sei finito? Che cosa? Wow! Il danno. No. Veramente odioso questo boss. Dove sei finito? Che cosa sta facendo? Non mi piace per niente. Che cos'è? Bastardo, lo sapevo. Sei quasi arrivato, amico mio. No, perché non hai parato? Dove scappi? Oh! Che peccato. Me la sarei potuta giocare molto molto meglio. Vabbè. Non è andata bene. Poteva andare peggio. Però non è affatto andata bene. Vabbè. Un po' di energia l'abbiamo recuperata. Andiamo a prendere questa cassa. Oh. No, non sembra ci sia nulla. Com'è finita questa pietra spirituale? Ok, ci siamo? Sembra di sì. Via. Andiamo a prendere il potere lassù. Anche se c'è un bello scontro. Oh, forma di luna. Sta laggiù sotto. Ok. Giusto, perché abbiamo appena usato la chiave per aprire l'altra cesta. Oh beh. Un po' distratto. Che possiamo piantare qua? Mi sa praticamente nulla. Vediamo se c'è qualcosa da raccogliere da qualche parte.
No, non volevo entrare qua dentro, bensì qua. 41 la pietra spirituale. Ok. Oh. Tu che vendi? Ah, cavolo. Forse lo ridice? Ok. Nah, non vende niente di nuovo. Anche se potrei prendere però un altro gamberetto e... oltre al gamberetto potrei aprire qui e prendere questo, lo posiamo. Cormela lo posiamo. Ce ne teniamo uno e uno. Ah no, aspetta. Me le stavo tenendo apposta per queste situazioni. Cavolo, ne servono ancora? Ancora? Insaziabile. Ok. Perfetto, ci siamo. Con le capacità come stiamo messi? ...205. Attacco alle spalle. Prendiamoci attacco alle spalle. Ne abbiamo quasi finite. Ah no, è vero, non abbiamo ancora acquistato quelle dei mercanti e via dicendo, giusto? Giusto, giusto. Allora. Scampio gamberetti, 4000 più 903, beh direi non c'è proprio paragone. Wow, l'esperienza. E un altro per cortesia. Perfetto. Allora, fatemi mischiare un po' di cose e poi siamo pronti ad andare. Chissà com'è, poi la proviamo. Dove?
E lasciamo all'interno questo. Ok, salviamo e siamo pronti. Via. Che cosa? Dannate. No, mancata. Mancato il tentacolo. Oh. Di non morti. Ops. Cavolo, se sono difficili. No. Avrei fatto meglio ad utilizzare subito la tempesta. Vabbè. Erano proprio fastidiosi. Veramente, veramente fastidiosi. Ah. Tributo alla regina dei morti. Wow. Noi, i morti, siamo maledetti dal tremendo potere della regina, condannati ad essere divorati dagli spiriti oscuri. Non possiamo far resistenza, paghiamo per il regno in cerca delle gemme blu, anime cristallizzate, sotto ordine della regina sperando di placare la sua ira. Ma ciò che davvero desidera la regina è qualcosa di irraggiungibile per noi, un essere vivente, di anima e corpo sani. C'è chi le vende la propria anima in sacrificio, in cerca di potere, ma anche loro finiscono in cenere tra le sue mani, la sua sete di anime non si placherà. Una tipetta tranquilla. Molto, molto tranquilla. Va bene. Ci possiamo mangiare un... Ma... Ripristina 30 punti vita. Ok. A posto. Sì, allora. Andiamoci a prendere l'ultimo potere. Mi piace proprio questa porta. Ah, aspetta.
Non mi fido del potente nemico. Ok, ci siamo. Ah, dove sei? Stupendo! Allora, devo assolutamente provare a fare una cosa. Dov'è? Efficacia 190%. Dire che provi a scappare. Dove sei finito? Comunque quell'attacco era stato proprio stupendo. No, avevo parato. Cioè, avevo tentato di parare. Però forse non si può parare quell'attacco. Mannato. Ow. Dai. Fuoco e ghiaccio. Di qua. Mi ha dato comunque l'S. Sono contento. Abbiamo sbloccato tutti i poteri. Ma sì. Perché no? Non è male come abilità. Sa che possiamo anche prendercene un'altra qua sotto. Tipo scudo riflettente. Ok. Ma abbiamo sul serio sbloccato tutto? Ah, no. Manca la ricompensa per il completamento dell'area. Qua ancora brucia. Ok, qui non c'è niente. Iniziamo a dirigerci verso il boss. Manca solo lui. Dove vai?
Ok. Dei... no. Qua distruggiamo completamente tutto. Ok. Forse avrei... via. Au! È riuscito a colpirmi alle spalle. Non me lo sarei aspettato. Manca qualcuno. Eccola. Dannata. Sai che manca solo lei. No. Decisamente no. Dannati. Quanti siete? Altre monete di titania. Siamo ridotti molto male con l'energia. Ma molto molto male. Per fortuna che abbiamo le braciole con noi. Adesso ce ne mangiamo una. Eccole qua. Un agnello. Perfetto. E... grazie. Qui c'è altro? No. Allora, controlliamo prima bene il livello. Abbiamo visto tutto. Perfetto. Ma sistemiamoci un po' di oggetti. Ok. Ci siamo. Ok. Vediamo, vediamo. Sono curiosissimo. Vai. Mattaku haradatashi. Manekare mo senu no ni hairikonde kuru. Chichi ni nita gōman na musume. 私の宝石を盗みに入る小僧殿の娘。よもや生きて出られると考えてはおるまいな。死を司るオズワルド様。私の夫を返しください。何かと思えば飼い犬のように主人を追ってきたというわけ。 オズワルド様。この者は力と引き換えに私に貢がれた命。私と共に。
生きながら永遠の死の淵を歩く者。お前が出会う前より私のものであることは決まっていた。お前こそ我らの邪魔者。私が直々に命を消し去ってやる。ヴァルキューレは死を恐れない。免れないというならそれも運命けれども、オズワルド様がお前に奪われることは死よりも耐え難い。言うではないか。身の程知らずよ。私の宝石から作ったその槍でどうしようというのか。周りを見よう。あまたの魂は重なり積もって結晶となり大地へ還る。お前はその槍で命をもてあそんでいるのだ。そしてその報いを受ける時は今。Oh cavolo. Ha tantissima energia. Ma veramente tanta. Due cicloni. Wow, che danno! Ha fatto un danno incredibile. Noi non è che gli facciamo pochissimo di danno, ma il danno che fa lei è veramente assurdo. Non so se lo riuscirò a colpire, perché ho visto che già si stava teletrasportando. Infatti, completamente sprecato. Dannata. Dai, 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 dai. Eccola. Ridi, ridi. Oh. Cura, cura. Cura. Questa volta ti prendo, però. Non puoi scappare.
この一撃で。2000? Un po' troppi. Dai che sei morta.亡者と聖者の垣根なくこの大地にあり得たのは私が領海を橋渡ししていたからなのだ。この地はもはや生ける者が足を踏み入れることのできぬ場所。道は閉ざされ、お前の住まう世界とは断絶する。今より死は最も残酷で冷徹な別れとなる。世界が終焉にまみえる時、お前が放った地獄の犬を見るがいい。死の世界は閉じ去った。我らがかの地へ行き着く方法は死を得ることのみ。もう他に道はない。オズワルド様、よかった、お目覚めになられた。死にも勝るは一途な愛の賜物とやらか。これで冥界の結晶は二度と手にはできまい。だが指輪とコルドロンを取り返せば満ちる魔力に困ることはなかろう。さあ約束だ、その指輪をこちらへ。これはオズワルド様の愛の印、今の私の全てです。持っていかれるというのなら私にはもう何も残ってはいません。どうぞこの場で私の命を絶ってからお持ちください。グエンドリン、バカなことを申すな。お前が全てだと信じる者は幻だ。わしの裁きでその男に沿うたのではないか。元より愛は幻のようなもの。私は栄誉を失うことよりもその幻を失うことが恐ろしいのです。愚かな、誇りもなくただ愛のために準ずると申すか。うおー、やめろ。自分の娘を手にかけようというのか。どうしがたい、思うにならぬ。だが愛する娘よ、父を見よ。お前の決意の前にこのように無力だ。父親の尊厳を守るためには耐えて慈悲を示す他はあるまい。お前の思うようにするがいい。お父様。黙れ、この不忠者め、もう何も言うでない。魔剣使いよ、娘はお主の手に委ねよう。ああ、グエンドリン、君の意志に反して傍らに留めることがどれほど辛いか分かっていても君を求めずにはいられなかった。オズワルド様、この心の高ぶりが魔法の力だとしても構いません。あなたのそばにいられるならどのような辛い試練も受けましょう。君はさまよう俺の前を不意に照らした輝く星だ。君に会うまで
この胸の内はうつろだった。だが今は違う。俺は喜びと恐れを知った。君という光に触れる喜びと命より大事な輝きが目の前から消えてしまう恐怖を。消えたりなどしません。私のうちに永遠に輝く星とともに。お願い、離さないでいて。No, finita bene, per fortuna. Ma anche no. Cioè, non sembra male, però. Sapete? Vabbè. Sì. Oh! Vediamo che succede. Ah! Cornelius, il prossimo personaggio. Bene, direi che per questo episodio è tutto. Abbiamo finito Gwendolyn, sono contento del finale, è stato un bel finale. E la prossima volta inizieremo con Cornelius. Grazie a tutti e ci vediamo presto con un'altra puntata di Odin Sphere. Ciao ciao!